Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre DottorRacing92 che vi parla e oggi andremo ad unboxare una asta per selfie, oggetto che è entrato sempre di più nelle nostre vite quotidiane, se ne vedono sempre di più in giro e che no, se si chiama asta selfie non deve essere usato solo per fare selfie, però per esempio può essere usato per fare delle bellissime foto panoramiche piuttosto che per catturare soggetti, oggetti, momenti che altrimenti non potete catturare. Pensate per esempio alle foto dall'alto piuttosto che delle panoramiche, veramente panoramiche, perché avete ovviamente un raggio molto più ampio. Insomma, andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Manualetto rapido, un pochettino piegato, e della Tautronics, quest'asta c'è anche in italiano ed è di quelli con la batteria e con il pulsante. Ovviamente il pulsante è comodo perché non dovrete settare autoscatti o cose particolari. Vediamo un attimo com'è. Wow, è veramente allora. Non è lunghissima l'estensione, come potete vedere non è proprio il massimo, e qua c'è invece la molla per mettere il vostro cellulare, e poi c'è anche il cavo jack per andarlo a inserire nell'entrata jack delle cuffie e per poter usare il pulsante. Andiamo a vedere se c'è qualche parte batterie che si possono smontare. Non mi sembra, è tutto in un pezzo unico. Andiamo a montare il nostro cellulare. Ovviamente le prese sono con delle silicone in modo che, come vedete, non scivoli. Qui c'è la vite di blocco e andiamo a collegare anche il cavo jack. Scivola un pochettino, vediamo se lo riconosce. Andiamo ad aprire la fotocamera. Non mi ricordo come si... ecco qua la fotocamera anteriore. Ha fatto la foto. Ovviamente non vedete niente, però il pulsante funziona al primo avvio. Le foto in modalità scatto multiplo saranno salvate e non mostrare più. Ovviamente ho tenuto premuto a lungo, però... e via. Ha fatto la foto. First, let me take a selfie. Funziona. È molto utile. Ovviamente potete usare anche la fotocamera posteriore. Vediamo se va. Già, va così. Ottimo. E potete fare, come vi dicevo, delle panoramiche piuttosto che, ovviamente qua potete metterlo in tutti i versi che volete, potete orientarlo come volete. Forse mi aspettavo un pochettino più di lunghezza. Questo prodotto della Tautronics è disponibile su Amazon a 14,99€. Ne esiste però anche una versione da 19,99€. E cosa di particolare quella versione? Oltre ad avere un manico un pochettino più pregiato, fibra di carbonio e altro, ha in dotazione anche un treppiede che può essere utile in molte occasioni, visto che magari il vostro cellulare volete fare non lo so, una foto di gruppo piuttosto che un time lapse, piuttosto che dei video, qualsiasi cosa, con un treppiede sicuramente verranno molto più stabilizzati rispetto a un monopiede. Questo qua è asta selfie o monopiede, però comunque trasmettete le vibrazioni e il movimento. Quindi se vi dovessi consigliare una versione, vi consiglio vivamente quella da 19,99€ che trovate su Amazon e qui sotto in descrizione. Se questo video vi fosse piaciuto, vi ricordo di lasciare un like e vi ricordo che sempre in descrizione, oltre al prezzo di questo e di altri accessori, trovate anche il link al mio profilo Amazon con tutte le recensioni scritte di questo e molti altri dispositivi. Quindi vi invito a visitarlo e se vi sono stato utile ricordate di lasciare un voto utile. Per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao!